Buongiorno a tutti, sono Gino Sorbillo, pizzaiolo napoletano. Assieme a mio fratello Toto conduco l'antica pizzeria Sorbillo in via Tribunali 32. Per fare la pizza napoletana di Gino Sorbillo noi partiamo dalla farina. 1,550 kg di farina di agricoltura biologica del Molino Caputo, di tipo 0. Poi abbiamo 1 litro di acqua, 45 g di sale e 1,5 g di lievito. Per la farcitura abbiamo del pomodoro di agricoltura biologica, un fior di latte tipo Napoli, abbiamo dell'olio extravergine di oliva e del basilico fresco. Come prima cosa noi mettiamo la farina nella madia. Poi cosa facciamo? Sciogliamo 1 g di lievito naturale, fresco, in 1 litro di acqua. Nel frattempo abbiamo preparato 45 g di sale che mettiamo direttamente nella farina. Giriamo la farina con il sale. A questo punto mettiamo l'acqua in cui abbiamo messo il lievito naturale. È molto importante avere una farina costante che riesca ad essere bilanciata, che riesca ad essere sempre affidabile per poter assorbire appunto l'acqua necessaria per la lavorazione dell'impasto, che può appunto soddisfare le nostre esigenze, possa diciamo appunto essere prevedibile diciamo nella risposta. Capiamo che l'impasto si è praticamente formato quando rimane poco appiccicoso alle mani e resta poco appiccicoso alle pareti del contenitore in cui noi decidiamo di impastare, in questo caso una madia tradizionale di legno. Quindi se questo impasto appunto, come dicevo poco fa, lo possiamo alzare, resta sempre comunque morbido, voglio dire cadente, perché comunque è una massa molto, molto ossigenata, molto. Però nel frattempo notiamo che la maglia glutinica si è formata, è un impasto quasi ultimato che possiamo addirittura posizionare sul piano di lavoro avendo il contenitore pulito. Questo impasto deve essere completato, c'è questo sistema di lavorazione che prevede l'allungamento dell'impasto e la chiusura, ok? Perché questo? Perché noi andiamo a coprire, andiamo a tirar fuori nella parte superficiale queste parti ancora umide che dobbiamo leggermente coprire con la farina che abbiamo utilizzato ovviamente per l'impasto, per avere poi una certa consistenza uguale e senza zone appunto di umidità ancora bagnate di acqua per tutta la densità dell'impasto stesso, per poi decidere il momento, il punto di pasta, il famoso punto di pasta in cui noi ci fermiamo. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la massa di impasto che è pronta, di cui abbiamo deciso il punto di pasta, ok? La mettiamo nella stessa madia dove l'abbiamo preparato e poi copriamo con un coperchio di legno. Il tempo che decorre dalla fase di chiusura dell'impasto e dal posizionamento nella madia viene chiamato puntata. La nostra puntata è di circa 1 ora. Trascorso 1 ora dalla creazione dell'impasto e dal posizionamento nella madia, noi abbiamo un impasto che già, come dire, ha cambiato di densità, ha cambiato di consistenza. Lo togliamo dalla madia, ok? Eccolo qua. Per metterlo sul piano di lavoro e cominciarlo a porzionare. Per la pizza napoletana abbiamo 280 grammi, per la pizza fritta intorno ai 150 grammi. La porzionatura avviene così, una piccola velatura di farina, da notare che il pizzaiolo, a differenza del panettiere, lavora con poca farina sul piano di lavoro. A lui serve giusto lo stretto necessario per poter lavorare, per non appiccicarsi le mani, né tantomeno però diciamo sporcare troppo la base di marmo o di acciaio come in questo caso. Vengono staccati dei filoni di impasto che solitamente hanno lo spessore della pagnotta che a noi occorre. In questo caso per uno spessore, una larghezza di 10 cm circa, noi avremo una pagnotta di 280 grammi. Ci facciamo cadere la pagnotta, poi a seconda della mano, se uno è destro, se uno è sinistro, nel caso mio io sono destro, si parte con la sinistra, facendo appunto questa mozzatura. Vedete? Una mozzatura come avviene con la mozzarella. Eccola qua. Dalla stessa massa di impasto preparata con la farina di agricoltura biologica del Molino Caputo, che è praticamente una rivoluzione diciamo nel mondo della pizza napoletana, noi cosa possiamo fare? Come dicevo poco fa, possiamo fare le pagnotte da 280 grammi per fare la pizza tradizionale, la margherita, la marinara, tutte le pizze che ben si conoscono, oppure cambiando lo spessore appunto del filone fare delle pagnottine più piccoline, vedete, nello stesso momento per fare pizza fritta napoletana o a calzoncino o a montanarina. Abbiamo una tipica cassettina per alimenti dove mettiamo le pagnotte di pizza napoletana al forno tradizionale, ok? Qui ce ne vanno giusto 15. Nella stessa cassettina, vedete, mettiamo le pagnottine per fare pizza a portafoglio
da cui è nata la nostra pizza napoletana. Se si affretta, l'impasto della pizza napoletana non viene bene. L'impasto necessita di una lavorazione lenta. Gli ingredienti vengono miscelati tra di loro, vengono impastati, non vengono soltanto uniti. E il miracolo, dopo ore di pazienza, no? Perché poi c'è da dire anche un'altra cosa, che dal momento che noi, diciamo, sappiamo fare, facciamo quindi una lavorazione del genere, cioè di coprire questa cassettina con un tappo che, diciamo, sempre per alimenti, o se non lo abbiamo con pellicola, e mettere appunto la stessa a temperatura ambiente, al riparo dal sole, dal freddo, dall'umidità, dalle correnti d'aria, e dopo almeno 8-9 ore con queste dose che vi ho dato poco fa si mostreranno così. Ovviamente queste qui sono come queste sono le più piccoline. L'impasto è, diciamo, collassato su se stesso. La cosa importante è che noi vediamo i segni di giuntura tra le pagnotte, ed è molto importante quando decidiamo di prendere la pallina che ci serve per fare pizza, pizza napoletana appunto, pizza fritta, pizza di qualsiasi tipo. Noi dobbiamo ben arrivare con lo strumento che noi chiamiamo stecca nella giuntura, per evitare di prendere la massa della pagnottina accanto, perché altrimenti questa da 280 grammi potrebbe diventare di 300-320 grammi, e questa qui da 280 grammi diventerebbe di 240 grammi. Quindi da un lato avremo una pizza più grande, dall'altro lato avremo una pizza che si può dire anche mignon. Ecco qui la lavorazione della tipica pizza della tradizione napoletana, ok? Teniamo sul banco la stessa farina che abbiamo utilizzato per la creazione dell'impasto, ok? È una lavorazione ovviamente manuale, è inutile dirlo, ok? Applichiamo la tecnica dello schiaffo, quindi portiamo la pagnotta di pizza verso l'altra mano per poi tirarla, ok? Adesso mettiamo il pomodoro di agricoltura biologica, 1,5, ok? Al centro, poi giriamo, ovviamente non superiamo il cornicione, perché il cornicione serve a racchiudere gli ingredienti che abbiamo selezionato per la farcitura. Nel frattempo abbiamo qui foglie di basilico fresco che andiamo a collocare sulla pizza. Fior di latte straordinario, campano, fior di latte di Napoli, dell'olio di oliva. Adesso tiriamo la pizza sulla pala, vedete? Solitamente, diciamo, c'è anche chi con la pala va sotto alla pizza, noi invece facciamo il contrario. Andiamo. La cottura con il forno a legna della tradizione, in questo caso a bocca di forno, consente di ottenere una pizza perfetta nel giro di un minuto, 55 secondi, un minuto. Questa pizza si presenta morbida, si presenta piegabile. Una caratteristica appunto della pizza napoletana è quella che si può piegare a libretto, a portafoglio, perché in effetti nasce così, ma nasce mangiata, diciamo, per strada, diciamo, avvolta nella carta. Questa è la mia ricetta per la pizza napoletana della tradizione, seguite i miei consigli, provatela a farla a casa, perché adesso le attrezzature, diciamo, ci consentono anche di poterla fare a casa. Utilizzate una farina, in questo caso di agricoltura biologica del Molino Caputo, prodotti freschi, prodotti di salumeria, prodotti genuini che potete trovare, se volete trovarli buoni, voglio dire, ci sono anche sotto casa, e potete fare questo, diciamo, e potete servirla a chiamata.